La presentazione ufficiale dell'Istituto del Vermouth di Torino. Siamo nati meno di 3 mesi fa, siamo nati a seguito dell'emissione, diciamo, dell'approvazione della nuova legge sulla indicazione geografica del Vermouth di Torino. Tutti sanno che cos'è il Vermouth, tutti sanno cos'è Torino, ma serviva una legge per anche definirne la produzione e permetterne soprattutto il controllo. Questa è la ragione per cui la veramente stragrande maggioranza dei produttori si è messa insieme in un bel modo di simpatia e di collaborazione, sia i più piccoli artigiani che le più grandi marche. E l'obiettivo è veramente di difendere un bene collettivo come è il nome e come è il prodotto Vermouth di Torino. Come è nato questo istituto? Ma l'istituto è nato osservando che all'estero si cominciava a fare Vermouth di Torino senza essere di Torino, senza avere una qualificazione, produrre un Vermouth addirittura senza Artemisia. Quindi è nata proprio l'esigenza di proteggerlo e di questo siamo contenti, perché non è facile mettere insieme tutti i produttori e non è facile neanche avere poi l'appoggio delle autorità, eccetera. Quindi questo veramente è stato un bel progetto. Questa è una bella storia all'italiana. Siamo riusciti a proteggere il Vermouth di Torino, sta diventando sempre più buono. Dimenticate il Vermouth della nonna, un po' ossidato, un po' nell'armadio in attesa dei parenti dell'America. Ecco, oggi il Vermouth di Torino è una realtà nei migliori cocktail al mondo. Lo si beve quindi a New York, Londra, Shanghai, eccetera. Qual è l'attività prevalente all'interno dell'istituto? Premesso che noi siamo no profit, quindi abbiamo l'obiettivo di difendere la denominazione. L'attività prevalente è insegnare a bere nuovamente bene il Vermouth ed è in qualche modo difendere il nome da abusi o da aziende eticamente scorrette. Ha già accennato qualcosa, ma qual è la storia del Vermouth? Ma ci vanno 2000 anni, lo bevevano gli antichi greci come vino digestivo. Diciamo che la storia moderna comincia dal regno dei Savoia, quindi dalla corte reale, che ne fa il liquido di corte. Vi abbiamo raccontato alcuni di questi aneddoti con i nostri storici e memorie storiche dell'associazione. E il Vermouth è nato a corte, quindi è un prodotto così squisitamente sabaudo, mi piace dire questo, ed è diventato poi attraverso anche le case produttrici, e i nomi più o meno li conosciamo, ma ci sono anche nuove aziende all'orizzonte che ne hanno fatto il successo oggi mondiale. Il futuro dell'istituto? E il futuro dell'istituto spero di raggiungere i suoi obiettivi, quello di promozione e difesa del Vermouth. Sarà un lavoro importante nei prossimi anni. Al momento siamo una quindicina di case e certamente saremo di più in un futuro, ma intanto oggi si rappresenta già credo un 90% della produzione, quindi siamo molto, molto uniti in questo.